è nata un mese e mezzo fa, quando agli occhi degli abitanti dei quartieri di Treno, del Galaratese, di Baggio, si sono palesati i cantieri della Via d'Acqua. Questa opera, prevista per Expo 2015, l'unica opera di Expo 2015 che si articolerà fuori dal sito espositivo di Ropero, un'opera che agli occhi degli abitanti è stata subito uno schiaffo innanzitutto al territorio, un territorio, come si può vedere, in larga parte parco, prativo, parliamo di tre parchi di quartiere, ma di rilevanza urbana in parte, quindi il Parco Pertini, il Parco dei Treni, il Parco delle Cave, parchi che sono stati negli anni passati, nei decenni passati, anche frutto di rivendicazioni, di lotte, che hanno portato questi quartieri a ottenere un territorio difeso dal cemento rispetto ad altre parti della città. Ecco perché qualcuno pensa che sia più pratico radere al suolo un bosco considerato utile. Roba di questo tipo non si è mai vista in Africa, che avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non tanto dei boschi. Vorrei suonare i bonghi come se fossi in Africa, sotto la quercia nana, in zona Porta Genova. 16.000 firme, che piaceva per Rocco Danica, ma poi passa la La Via d'Acqua è inutile, inutile perché esistono altri modi per portare l'acqua dal sito Expo nel sistema dei navigli, costosa perché 89 milioni di euro sottratti ad altri impieghi di denaro pubblico è tanto, è troppo, nociva perché attraversa in molti tratti aree mai bonificate e oggettivamente da bonificare per la presenza di metalli, idrocarburi e altre sostanze inquinanti. È devastante perché, come si diceva, va a toccare tra i parchi e le zone verdi più belli del territorio milanese. Un'area abbandonata del quartiere Gallaratese che a inizio anni 90 fu sottratta dagli abitanti con lavoro volontario, iniziative nel fine settimana, piantumazioni, alla speculazione, restituita al quartiere come giardino di quartiere e poi diventata da metà anni 90 a tutti gli effetti come la vediamo oggi, quindi un parco di quartiri attrezzato, gestito dal comune, vissuto quotidianamente da centinaia di famiglie con bambini. Qui la Via d'Acqua passerà sotterranea, ma come vediamo anche dove passa sotterranea la Via d'Acqua ha un potenziale di devastazione sull'esistente enorme. Ora ti sfondo i bonghi per vendicare l'Africa, quella che cucinava l'esploratore in pentola. Ti vesti come un rasta, ma questo no, non basta, sarai pure senza problemi, ma di sicuro c'hai quello del ritmo. Ecco spiegato cosa succede in tutte le città. Io suono i bocchi, tu me li sbocchi, di questo passo dove si finisce.